Finalmente, ragazzi, la notizia sembra essere arrivata. Finalmente, dopo 7 settimane di attesa, abbiamo delle immagini. Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, beh, avete già letto dal titolo di che cosa vi voglio parlare in questa clip, ragazzi. Non era assolutamente un video programmato, un po' come ieri quando abbiamo visto le sfide della settimana 7, ma ragazzi, da qualche minuto è cominciata a girare nella rete una immagine che sembra veramente qualcosa di estrapolato dai codici sorgenti di Epic Games. Ha cominciato a girare in Portogallo, si è espansa fino al nord Europa e poi è arrivata in America. Da un sito americano ho trovato questa cosa che fra pochi istanti vi farò vedere, ragazzi, sembrerebbe che abbiamo le immagini ufficiali dello spaccatutto. La skin segreta, che sono 7 settimane che è lì, che ci guarda nella sezione delle sfide del pass battaglia e che nessuno ancora ha visto. Ne hanno dette veramente di tutti i colori, ragazzi. Si pensava che lo spaccatutto fosse la versione 2 della School Trooper, quindi del teschio che si trovava nella stagione 1. Hanno detto che poi in realtà lo spaccatutto fosse in realtà un wallpaper. Poi hanno detto che invece fosse un regalo. Ne hanno veramente fatte girare di ogni. Lo Xuder, ragazzi, invece adesso ve le fa vedere. Io ve lo dico, raga, io ve lo dico. Un bel like per questo video, condividetelo con tutti i vostri amici, ragazzi, su tutti i vostri social, gruppi Telegram, gruppi WhatsApp, gruppi del sangue, tutto quello che avete, ragazzi. Siete pronti? Ve le faccio vedere. Meno 5, 4, 2, 1, sbronk! Guarda qua che cosa è arrivato. Questa dovrebbe essere la skin ufficiale dello spaccatutto. Come vedete, ragazzi, allora, un po' deludente, detta così. Mi aspettavo chissà che cosa, ragazzi. Sembra Sub-Zero con l'armatura, ragazzi. Praticamente possiamo anche vederla nel dettaglio. Possiamo vederla meglio nel dettaglio, ragazzi. Guardate, come vedete, armatura argentata, dorata, di titanio, chiamatela come cacchio vi sembra, con colore molto tendente all'azzurro, un nucleo centrale è qui che brilla, completamente coperto il viso, ovviamente, così come tutto il corpo. E se andiamo a rivedere nell'immagine dietro, due reattori che fanno tanto pensare al jetpack inserito in queste ultime settimane nella nostra stagione numero 4. Questa, ragazzi, dovrebbe essere l'immagine ufficiale che troveremo, o meglio, la skin ufficiale leggendaria dello spaccatutto. È una roba che è di pochi minuti, quindi chiudo qua velocemente il televoto, no, chiudo il video qua velocemente perché voglio che lo fate proprio esplodere questo video in internet, su YouTube, dove caspita vi pare. Ve lo ricordo ancora, un bel like ovviamente, ragazzi, qua sotto i vostri commenti di quello che pensate di questa skin. Vi piace? Vi ha deluso? Pensate non sia vera? Scrivete tutto qua. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video. Noi
Ci vediamo tra poco in live. Ciao!